Lanciata nel 2017 e rinnovata nel 2021, la Mitsubishi Eclipse Cross è un SUV crossover che punta tutto su sicurezza e praticità. Ecco tutti i suoi segreti. Eclipse è un nome importantissimo, lo stesso della coupé prodotta dal 1989 al 2011, diventata famosa perché l'ha guidata anche Paul Walker in Fast and Furious in un tamarrissimo verde. Lei però ha aggiunto Cross per rendersi più moderna, perché si sa, oggi devono essere tutte rialzate. Nasce da un videogioco la Eclipse Cross moderna, precisamente dalla XR di Gran Turismo 6, da cui ha ripreso tutto il design. All'Eclipse Cross spetta l'importante compito di portare avanti il nome di casa Mitsubishi nel vecchio continente. Appartiene infatti alla ristretta gamma di modelli europei, composta soltanto da tre auto: l'Eclipse, appunto, l'Outlander e la Space Star. Da un paio d'anni membro dell'alleanza Renault-Nissan, Mitsubishi può adesso contare sulla sinergia dei due brand per rilanciarsi anche a livello europeo. Con l'ultimo restyling, la Eclipse Cross si è fatta esclusivamente plug-in, il che ha portato la sua potenza a aumentare. I cavalli adesso sono 187. La Mitsubishi Eclipse Cross è uno dei pochi modelli plug-in sul mercato a supportare la ricarica ultrarapida. L'80% della carica si ottiene infatti in appena 25 minuti. La batteria da 13,8 kWh garantisce un'autonomia fino a 45 km in modalità a zero emissioni. Quel che serve, insomma, per muoversi in città, nel tragitto casa-lavoro o per le commissioni del fine settimana. Perfetta in città, ma anche fuori. La Eclipse Cross è infatti equipaggiata anche di trazione integrale. Da brava giapponese, all'interno non presenta alcun fronzolo, però tutto è solido e ben assemblato. Con motorizzazione plug-in e un listino a partire da 42.350 euro, l'Eclipse Cross beneficia degli incentivi statali che permettono di portarla a casa con uno sconto fino a 4.000 euro in caso di rottamazione.